ma è soprattutto quando transita nel fondo di questa vallata che il fiume incontra la storia degli uomini, dei sacrifici e delle passioni che ancora oggi vivono con grande vigore. Una storia che desideriamo raccontarvi, ambientata nel cuore della Sicilia, nella Valle del Platani. Eleonora, con la pasta di mandorle e di pistacchio, ha creato la bella Sicilia e ci mostra dove il fiume Platani scorre e abbraccia la sua valle. Mi marce, con il pistacchio, il formaggio, sta venendo è veramente buonissimo. È stata un'ottima annata, marce. È arrivata l'estate. Nella valle i pistacchi continuano a maturare e la terra pian piano si inaridisce e non produce più pascolo. Per Vincenzo e il suo gregge è arrivato il momento di partire, di lasciare l'ovile dove hanno trascorso l'inverno e la primavera e raggiungere le montagne più in alto, dove le capre potranno nutrirsi nei mesi estivi con qualche germoglio più tenero che ancora resiste a quelle quote. Nel mese di giugno, i malli dei pistacchi sono al massimo della crescita e assumono un colore rossastro. Ma c'è, ce l'avevo visto che conservano. A te ti servono viste per fare le pezze, va bene? Ok. Va bene, grazie Pier. Speriamo che questa pianta fra 10 anni cominci a dare i suoi frutti. Ce l'abbiamo fatta! Siamo nel mese di settembre. I pistacchi sono maturi. Marcello, dopo la raccolta, svuota i sacchi su una griglia creata artigianalmente e insieme alla famiglia inizia a sgrossare il contenuto. Anche la giovane Rosi, insieme a Salvatore, compie un duro lavoro. La valle delle Fastuche, così chiamano i pistacchi in questa terra di mezzo. Una terra capace di emozionare e di sorprendere e di lasciare il segno nel cuore di chi l'ha conosciuta.